Buongiorno ammiraglio. Grazie direttore. E queste bellezze noi tutti i giorni abbiamo il compito, ma anche il grande privilegio, queste bellezze sul mare, di tutelare. Delle navi da crociera, delle navi che attraversano le nostre acque, quando bisogna evacuare una persona in pericolo e bisogna trasferirla subito all'ospedale. Queste sono operazioni che fanno parte del nostro quotidiano. L'obiettivo per raccontare quel patrimonio immenso, storico, culturale ed economico rappresentato dalle bellezze del nostro paese. 12 immagini, 12 scatti d'autore. Erano a disposizione canzoni, poesie solo di Giacomo, è meraviglioso, ma ho scelto Leopardi. È una bella risorsa, dico, per il paese. Abbiamo, come ho detto a mio figlio ieri sera, la vita libera era pallo, hanno avuto i danni principali nelle strutture portuali. Voi salvate persone e proteggete il mare e tenete insieme questi due straordinari valori che ci possono consentire di dare senso a quello che facciamo, continuare a servire al meglio questo paese. E di una ministra che forse non è proprio capitata per caso o per di qua, ma che oggi è molto, molto, molto orgogliosa di potervi rappresentare. Grazie.